Si è svolto ieri a Verbania il quarto cross del Maggiore. La gara, organizzata dal comitato Fidal VCO con proloco di Verbania e patrocinio del comune, era valida quale quinta prova del trofeo Piemonte Giovanile e come prova unica per l'assegnazione dei titoli regionali individuali promozionali. Come ormai consuetudine, è stato un grande VCO tra i 621 atleti classificati al traguardo. Tra le ragazze, 13° posto per Emma Bolamperti della GAV. Tra i ragazzi, titolo di campione regionale per Valentino Zanoli della Caddese. 4° Gio Bianchetti dell'Agenzia Nella e 8° Luca Bartoli della Caddese. Nelle cadette, 3ª Giada Cappini dell'Atletica Ossolana Vigezzo. 2° titolo regionale di giornata nella categoria cadetti per la famiglia Zanoli con Leonardo della Caddese in una gara che ha visto 6° Matteo Principalli della GAV e 9° Matteo Rollone dell'Agenzia Nella. 2nde Alessia Pozzi del Genzianella tra le allieve e Corinna Vanni della Sport Project VCO tra le junior. Vittoria di Stefano Pazzinetti tra gli allievi e Simone Beltrami tra gli junior, ambedue portacolori della Sport Project VCO. Nelle gare assolute, primi al traguardo Alessandro Turroni e Sonia Mazzolini, il primo di Sport Project VCO, a seconda della GAV. La Fidal VCO ha particolarmente a cuore l'attività delle società che organizzano eventi per il settore giovanile. Il commento del presidente della Fidal, Luigi Spadone. Sergio Greggio negli anni ha sempre consentito ad Avis Marathon Verbania e del presidente Forella di ben distinguersi a livello regionale, coordinando in prima persona, per citarne alcuni, eventi come il cross del Maggiore prima del Tecnoparco e il meeting del 25 aprile. Dimostrazione sono le svariate prove che Fidal gli ha assegnato. A lui va un grosso grazie perché quando Avis, di cui è tuttora tecnico, ha deciso di fare un passo indietro, non si è perso d'animo e da solo ha ricostruito e salvato, coinvolgendo Fidal e un gruppo di amici, il cross del Maggiore. Oltre 600 partenti, tra cui centinaia di giovani, è una qualcosa di cui andare fieri e per questo non possiamo che ringraziarlo.